E siamo qui ora con Paola Iannone. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Faccio una brevissima presentazione. Se nel mentre vuole condividere le slide, approfittiamo. Approfitto soltanto per dire il ruolo di Paola Iannone, Global Head Marketing di All for Labels. E inoltre oggi ci parlerà in modo particolare di etichette, trend internazionali e prospettive di sviluppo in tema di sostenibilità. Quindi le lascio la parola e ci sentiamo in chiusura per qualche eventuale domanda. Prego. Assolutamente, grazie mille intanto dell'invito e assolutamente cercherò di essere nei temi per favorire quella che è la parte più interessante sicuramente, ovvero l'interazione e le curiosità che possono, speriamo, derivare da questo contributo. Partiamo con la presentazione. Secondo. Sì, la vediamo. Eccola. Scusate un attimo. Di nulla, basta tornare un po' indietro perché è andato avanti di tanto, credo. Sì, perché? Sì, è terminata anche, ora ripartiamo. Ecco. Allora, partiamo da qui. Chi è All for Labels? All for Labels è un gruppo internazionale, terzo player al mondo del settore delle etichette autoadesive, nel quale nel 2018 la mia famiglia, che aveva fondato il gruppo Nuceria, che è noto sicuramente molto di più nella comunità italiana, è confluito insieme a tre altri grossi gruppi familiari specializzati nel settore delle etichette autoadesive in bobina. All for Labels è un gruppo di 700 milioni di euro di fatturato, con 28 stabilimenti nel mondo, che ha una tradizione storica come pioniere della stampa delle etichette in digitale. Oggi noi siamo membri di questo gruppo e ci auguriamo di poter contribuire con il nostro know-how e le nostre technical capabilities a far crescere la nostra industria. Chiaramente oggi io sono stata invitata a testimoniare quali sono le opportunità che abbiamo nel settore delle etichette autoadesive, che rappresenta la più importante categoria dei prodotti, delle applicazioni di etichette, ma in realtà quando parliamo di etichette ci sono molte altre soluzioni come le wet glue labels, soluzioni come le shrink sleeve, che sono le etichette termoretraibili in grossa crescita negli ultimi anni, etichette in mold labels. Tutte fanno parte del nostro portafoglio prodotti e questo chiaramente ci dà una grande flessibilità, ci dà una grande forza di penetrazione con i nostri clienti, nei confronti del quale noi sempre più agiamo come dei veri e propri consulenti, offrendo il nostro know-how non soltanto per un unico prodotto che resta il nostro core business, ovvero l'etichetta autoadesiva in bobina, ma potendoli supportare anche per altre soluzioni di etichettatura. E questo chiaramente ci consente di imparare anche da loro rispetto a tutte le esigenze, tutti i trend che il mercato dei brand owners, perché sono loro poi i nostri sostanziali clienti, richiedono per le sfide dei prossimi anni. Ho voluto condividere con voi oggi quelli che sono praticamente i numeri di questo settore. E mi piace ricordare che le etichette autoadesive in bobina sono un prodotto nato dopo la fine del secondo dopoguerra, quando le GDO iniziavano a trasformare quello che era la dinamica di acquisto dei prodotti e quando dunque era necessario poter dialogare con il consumatore finale. Qualcuno in America dice che le etichette autoadesive in bobina siano dei silent salesman, cioè sono dei silenziosi venditori che hanno il compito di comunicare con i clienti, hanno il compito di informarli, perché chiaramente l'etichetta si fa anche portatrice di informazioni che sono necessarie per adeguarsi alle normative esistenti, e sono delle etichette che in qualche modo hanno delle funzionalità di confezionamento. Quindi dal secondo dopoguerra ad oggi, questi sono dei dati che risalgono al 2020, un report di AWA, che è un'associazione molto importante del nostro settore, parliamo di 70.000 milioni di metri quadrati convertiti, un numero sicuramente importante, con una crescita del 3,2%.
Quali sono dunque i driver che ci aspettano per i prossimi anni? E qui ci avviciniamo al tema di oggi. La sostenibilità è sicuramente uno di questi. Ci soffermeremo a lungo nelle slide successive. Un altro, sicuramente, è il tema della consumer interaction, il tema delle etichette smart. Le etichette smart possono essere collegate sicuramente ad un tema di gamification, cioè come è possibile agganciare l'attenzione dei consumatori in un mercato assolutamente competitivo e quindi proporgli delle promozioni, dei giochi che possano farlo collegare al brand, ma per me la consumer interaction ha un valore fondamentale per quanto riguarda l'educazione del consumatore, perché noi crediamo che sia necessario per i brand come For Labels di favorire la sostenibilità anche attraverso l'educazione. E quindi è possibile attraverso dei codici nascosti o anche dei codici visibili attivare dei contenuti digitali attraverso il driver della Smart Label per insegnare al consumatore come aiutarci in questa sfida della sostenibilità. Ma questa è la domanda principale. Che cos'è la sostenibilità? Una domanda sicuramente necessaria, visto l'abuso di questa parola. È un'opportunità sicuramente che molti stanno cavalcando e che è necessario non trasformare in quello che alcuni chiamano il greenwashing. E quindi le aziende è necessario che mettano in piedi una serie di azioni concrete, degli obiettivi sostenibili e dei KPI che debbano essere misurati costantemente nelle organizzazioni, specialmente in quelle complesse come le nostre, per coinvolgere le organizzazioni in questa importante sfida. Il mio oggi vuole essere però un viaggio attraverso che cos'è la sostenibilità per i consumatori, quello che è successo prima del Covid e dopo il Covid. È molto interessante, e questo ce lo dice una ricerca di Euromonitor. Sì. Ecco qui. Dunque, quello che notiamo è come se compissimo un viaggio della sensibilità di tutti noi e vedere qual è la percezione dei consumatori nei confronti diciamo, degli attori industriali come All for Labels, ma come anche tutte le più importanti multinazionali. E questo ci dice molto anche delle azioni che dobbiamo mettere in pista. Prima del Covid, la sostenibilità per tutti noi era legata ad un'idea di responsabilità ambientale, ovvero eravamo tutti quanti concentrati sull'abbattimento degli impianti, eravamo concentrati anche un po' a fustigare i packaging monouso, eravamo tutti quanti concentrati alla plastica come se fosse il nemico numero uno o la plastica che inquina il nostro mare. Tutte tematiche giuste, ma che avevano sicuramente una predominanza rispetto alla percezione di quello che la sostenibilità rappresentava per noi tutti e quindi anche per le aziende. Dopo il Covid qualcosa è cambiato e come vediamo la responsabilità ambientale si è ridotta a beneficio di altri valori, i valori che sono legati sicuramente alla salute, i valori che sono legati alla flessibilità, i valori che sono legati alla qualità della vita. E oggi, come dice anche una ricerca dell'Edelman Trust, Barometro, ogni anno si registra addirittura la fiducia non è più nei confronti delle istituzioni politiche, ma è nei confronti delle imprese, nei confronti dei brand, che devono essere dei brand activist. Quindi questo che cosa vuol dire? Che oggi la sostenibilità deve essere intesa in senso ampio, ed è in questo modo che noi la stiamo vivendo in All for Labels. Deve essere dunque una sostenibilità che sicuramente guarda alla riduzione degli impatti ambientali, guarda alla promozione di prodotti che siano sostenibili e che favoriscano l'economia circolare, ma la sostenibilità non può assolutamente prescindere da tutto ciò che riguarda l'impegno sociale verso le nostre comunità, l'impegno verso l'educazione, l'impegno per esempio anche attraverso l'inclusione di genere. Come fare dunque a incarnare questo concetto di sostenibilità ampio, ambientale, sociale? Noi lo viviamo in un open ecosystem. È necessario un uomo, ecco, questa è la frase che mi piace molto ripetere, nessun uomo è un'isola.
All for Labels come organizzazione mondiale ha sicuramente una sfida molto, molto ampia di connettersi con tutti i suoi partner, di connettersi con le start-up, di connettersi con le università, di connettersi con l'intera filiera come stiamo facendo oggi, perché è necessario anche saper ascoltare, saper dialogare e saper rivedere tutte le proprie strategie di medio e di lungo periodo per mettere in atto quelle azioni che ci consentono di avere degli impatti che abbiano un significato. Questi possono essere i driver sicuramente ci fanno focalizzare sulle materie prime, sulla riduzione degli spessori dei materiali e sulle soluzioni che possano favorire la riciclabilità. E qui andiamo sul prodotto, l'etichetta autoadesiva. Come è fatta un'etichetta? Siamo abituati da consumatori a vedere l'etichetta come un singolo strato applicato su un flacone, applicato su una bottiglia di vetro, applicata su un cartoncino. In realtà l'etichetta nasce da un materiale stampato che è come un sandwich, lo vedete qui in questa immagine. Un sandwich che è costituito da uno strato, il surface, la superficie sulla quale si stampa, dall'adesivo che ovviamente può avere diverse caratteristiche a seconda dell'applicazione, delle condizioni di etichettatura, e poi abbiamo quello che è il back dell'etichetta, che spesso nessuno vede, ma che rappresenta probabilmente il vero materiale su cui concentrare le attività di riciclo. Il back dell'etichetta è necessario, è fondamentale, perché consente la dispensazione delle etichette sulle linee di produzione dei nostri clienti. Dispensazioni che spesso hanno delle velocità molto importanti e quindi questo è importantissimo, che questo materiale possa tenere a queste velocità, possa evitare delle rotture in macchina che possono rappresentare per i nostri clienti dei fermi produttivi molto importanti. Questo back può essere di due tipi, può essere in carta, in tal caso viene comunemente chiamato glassine o carta siliconata, o può essere in PET, un liner in PET. Anche in questo caso entrambi possono essere di diverse grammature, di diversi spessori. Su tutti e tre questi materiali che compongono il sandwich, che rappresenta il materiale autoadesivo che noi convertiamo tutti i giorni, è possibile adottare quei driver di cui parlavamo prima, selezionando quindi materiali che abbiano delle fonti di approvvigionamento privilegiate, che siano provenienti da cartiere certificate, che si impegnino per la riforestazione, materiali bio-based, oppure adesivi che a volte noi stessi realizziamo internamente effettuando delle operazioni di coating che possano favorire durante il percorso di lavaggio delle bottiglie in vetro il distacco delle etichette, i famosi adesivi wash off. Per quanto riguarda invece il liner e la carta siliconata, è importante notare che questo, dopo l'applicazione dell'etichetta, praticamente rappresenta un vero e proprio rifiuto industriale. Ed è qui che noi negli anni abbiamo sviluppato delle case history di successo con alcuni dei nostri principali clienti. Oggi voglio presentarli perché è importante prendere ispirazione da queste storie per comprendere che esistono delle opportunità, opportunità per tutti. Parliamo di Italsilva in primis. Italsilva è un gruppo ovviamente molto noto in Italia nel settore dell'home care e del personal care. Italsilva utilizza delle etichette che vengono stampate su carta con adesivi acrilici hot melt, ma quello che è importante con carta glassine siliconata. Dopo l'applicazione dunque Italsilva, come appunto leggiamo qui, produce 180 tonnellate annue di rifiuti di questa carta che ha del silicone, quindi carta che non potrebbe essere riutilizzata. Rappresenta un rifiuto per cui addirittura Italsilva in passato pagava per il suo ritiro.
Oggi invece, grazie al nostro supporto e all'attività di network che noi compiamo sempre per i nostri clienti, Italsilva è stata introdotta a questo partner che si chiama Cycle for Green, che è in Austria, il quale ritira in Italsilva questa carta siliconata, la desiliconizza attraverso un processo che ha messo in piedi e quindi quel materiale diventa un materiale di cellulosa, favorendo che cosa? La riduzione delle emissioni di CO2 di circa 360 tonnellate all'anno. Questa esperienza di Italsilva ci insegna che per tutti coloro i quali utilizzano delle etichette con carta siliconata, sicuramente si può intraprendere la stessa strada, cogliendo anche chiaramente delle opportunità per quanto riguarda una promozione di marketing associato al brand Italsilva. Petti è invece leader in Italia delle conserve di pomodoro. Siamo stati molto felici di aver accompagnato Petti in questa importante opera di restyling, perché le etichette di Petti erano prima in carta, ma per favorire questa immagine di trasparenza e soprattutto per nobilitare il prodotto del pomodoro contenuto all'interno del vetro, Petti da qualche anno è passato a produrre circa 18 milioni di bottiglie con un materiale che invece di avere una carta glassino come quella di Italsilva viene stampato con un materiale polipropilene su un liner in PET. E questo liner PET che cosa rappresenta? Rappresenta anche in questo caso un rifiuto. Attraverso la nostra introduzione a Romei, che è un'azienda italiana specializzata nel recupero dei rifiuti industriali, addirittura PET non paga più per il ritiro di questo materiale, ma viene pagato perché questo PET viene ritirato da Romei per 50 euro a tonnellata e attraverso un percorso di trattamento a delle temperature estremamente elevate diventa un polimero di seconda scelta che Romei utilizza in determinati settori industriali come per esempio la produzione delle scope. Anche questo è un esempio a cui ispirarsi per comprendere che delle strade di sostenibilità sono possibili sia nel caso dell'utilizzo di una carta glassin che nel caso del liner in PET. E dunque questa è la nostra fine, siamo riusciti a essere nel tempo, il nostro obiettivo è quello di ripensare, ci sono sempre nuove strade, ci sono sempre nuove opportunità e come mi piace sempre ricordare, noi abbiamo una vera responsabilità perché il pianeta che abbiamo, in cui noi viviamo, non lo abbiamo sicuramente ereditato dai nostri antenati, ma lo abbiamo preso in prestito dai nostri figli. E siamo pronti per qualche domanda. Grazie Paola. Sì, nel mentre in effetti è arrivata una domanda da chi ci stava seguendo e le chiedono Paola se la colla dietro l'etichetta è riciclabile. Gli adesivi sono dei componenti chimici, chiaramente hanno dei componenti chimici, quindi l'adesivo in sé per sé resta legato al substrato sul quale si stampa. È chiaro che è necessario comprendere quale adesivo può essere più compatibile con il processo di applicazione, quindi come dicevamo prima nel settore per esempio delle acque si utilizzano questi adesivi wash off che possono essere rimossi nei percorsi di lavaggio per riutilizzare il vetro, quindi il tema non è il riciclo del singolo componente, il tema è sempre comprendere l'applicazione finale e comprendere la filiera e comprendere quindi quale degli elementi di confezionamento vuole essere recuperato per favorire l'economia circolare. Ne approfitto per fare anche io un paio di domande velocissime. La prima è, spesso le imprese pensano che lavorare in modo più sostenibile sia anche più costoso. Facevamo adesso proprio questo esempio che ci è stato dato come spunto da qualcuno che ci seguiva, ovvero pensare anche ai componenti dettagli, alle componenti minimi, quali la colla, e quindi utilizzare una colla di una tipologia diversa magari può essere utile e soprattutto appunto ci sono sicuramente dei risvolti positivi per l'ambiente, ma per le imprese a livello di costi?
Sicuramente ci sono delle barriere, se pensiamo alle nuove tecnologie nelle quali si deve investire, ma chiaramente come tutti gli investimenti, questo è un investimento che ha un ritorno sicuramente di lungo periodo, non soltanto per, diciamo, delle opportunità di economie che si hanno all'interno delle aziende, delle ottimizzazioni, ma sicuramente hanno oggi delle economie imprescindibili per quello che riguarda la relazione commerciale. E c'è un'altra domanda che è arrivata nel mentre, quindi faccio direttamente questa. Qual è secondo lei la differenza tra definire un'etichetta sostenibile oppure circolare? A livello comunicativo, cosa è più corretto dire? Bella domanda a chi l'ha fatta. Diciamo che sicuramente l'economia circolare, è un concetto, molto, molto più ampio, secondo me, che può essere calato, in parte relativamente al prodotto dell'etichetta adesiva. Un'azienda, sposa il concetto dell'economia circolare, come per esempio anche noi stiamo facendo, noi siamo membri della Ellen MacArthur Foundation, che è stata la fondatrice proprio di questa teoria dell'economia circolare. Per cui, secondo me sono le aziende che devono essere votate ad abbracciare la tematica dell'economia circolare, calando poi nelle loro specifiche realtà produttive, quindi nel nostro caso nelle etichette, tutte le soluzioni possibili che ci consentono di fare in modo che quell'etichetta possa favorire una circolarità, ma sempre non dell'etichetta, ma del prodotto sul quale l'etichetta viene applicata. L'etichetta purtroppo perde la sua vita nel momento in cui va ad abbracciare il flacone o va ad abbracciare la sua bottiglia. Quindi noi dobbiamo spostare, come dire, il punto di vista e la prospettiva dall'etichetta al prodotto su quale l'etichetta viene applicata. E forse questa è la ragione, chiedo perché non è il mio campo specifico, per cui sempre più spesso sui flaconi, penso ai detergenti in particolare, viene chiesto di staccare l'etichetta dal flacone, gettarla nell'indifferenziato e invece gettare il flacone all'interno della plastica. Sì, diciamo che per dirla in maniera più semplice, tutti comunemente pensano che un'etichetta in carta su un flacone in plastica sia la soluzione più sostenibile, perché noi siamo cresciuti con la convinzione che la carta, la cellulosa, sia riciclabile più della plastica, no? E quindi qui c'è il tema della demonizzazione della plastica. In realtà, su un'etichetta, un flacone in plastica, sarebbe più conveniente applicare anche un'etichetta in plastica, perché in quel caso il componente sarebbe lo stesso e quindi si favorirebbe maggiormente il riciclo del flacone. Grazie mille.